Giornata difficile per chi lavora tutti i giorni sul campo, principalmente per i medici, gli operatori sanitari e che voi potrete immaginare quanto saranno stati stressati da una vicenda che ha cominciato ieri, è stata seguita costantemente. Non vi preoccupate, il sindaco è stato informato in tempo reale. Siamo stati assieme a verificare tutte le cose che sono accadute anche fino alle 2 di notte passa e poi di nuovo da questa mattina presto. Mi dovete scusare per l'affermazione che ho fatto sul post, anche se ho messo qualche puntino, però poi ci richiamiamo bene bene all'ordine su certi comportamenti, ci ritorno a questo argomento. Su questo argomento. Un'altra cosa abbastanza rassicurante, almeno per stabilire quelle che sono le regole e le condotte sulla catena di comando, devo dare atto che i vertici dell'ATS, ma anche tutto l'altro sistema che c'è stato, mi hanno tempestivamente informato di tutte le cose. Io avevo anche notizia come posso dire, di un certo ottimismo durante il tampone. Ancora senza l'esito definitivo, non stiamo a comunicare, non sto a comunicare finché non ho dati certi in mano, ve l'ho comunicato appena il tempo di scriverlo, stavo camminando, appena sono stato informato appunto dal vertice delle strutture sanitarie provinciali. Allora, detto questo, manteniamo i piedi per terra perché questa è una raccomandazione troppo importante, l'esito positivo del tampone non è che ci deve fare gridare alla gioia, viva, evviva, evviva, perché secondo me ci troviamo esattamente ancora e in piena guerra. Il peggio può sempre avvenire e fra le tante cose negative, una notizia positiva, certamente faranno ulteriori accertamenti perché io penso ci sarà un protocollo successivo. Ci prendiamo la notizia positiva che c'è, questa piccola notizia positiva, io ve l'ho comunicata e vi ho tenuto informati cercando di stabilire con voi un patto di lealtà nel dirci le cose, anche per continuare a darvi il monito sui comportamenti e con questo però dobbiamo, come ho detto prima, mantenere costantemente i piedi per terra. Perché mantenere i piedi per terra? Perché non è passata la tempesta nella maniera più assoluta. Verosimilmente, come dicono i dati nazionali, la tempesta deve ancora avvenire. È stata un'esercitazione, consideriamola così, che è andata pare, aspettiamo poi più in là il primo tampone negativo, esiti positivi, ma continuo a ripetere, la regola base, se sentite tutti i telegiornali, è igiene personale. Ora stavo sentendo il bollettino di guerra che arriva dalla Protezione Civile Nazionale, 20.000 malati, 368 morti solo oggi, se vogliamo metterci in testa quali devono essere i nostri comportamenti, altrettanti sono guariti, ma l'uno con l'altro non fa zero, non è che i guariti annullano i morti. 368 persone se ne sono andate, è vero, 368 sono guarite, bene o male, però noi abbiamo 368 in un solo giorno in meno in mezzo a noi, che si sommano alle altre e che quindi, se non ricordo male, avevamo superato abbondantemente il migliaio. 1672 sono in terapia intensiva. Facciamoci un ragionamento chiaro. Se l'igiene personale, lavarsi le mani con cura, lavare tutto quello che resta, stare a casa, vuol dire che noi stiamo diminuendo la possibilità di contagio. Voi sapete che nell'ultimo mese, negli ultimi 15 giorni, tutti noi a Maddalena abbiamo avuto contatti con chiunque. E qui le cose rischiano di amplificarsi. Quando vi si sta dicendo state a casa, è per cominciare a tagliare statisticamente la possibilità, confidando sul tempo, che ci possano essere fenomeni di propagazione, che chi è sano stia sano, che chi è malato stia con solo le patologie che ha, che chi
lavora, eccetera, eccetera, non vada assolutamente a entrare in contatto con nessuno. Questo è e deve essere chiaro. Anche oggi mi sono giunte segnalazioni. Intanto vi do la notizia, ma solo dopo pranzo altre 3 persone sono state denunciate. Io non mi stanco di dire, ma perché dobbiamo arrivare a tanto? Perché dobbiamo assumere dei comportamenti scriteriati? Cerchiamo di non farlo. Oggi sono molto più breve, che la giornata è stata nettamente lunga. Code e distanze ai supermercati. Il minimo possibile. Abbiate la compiacenza, quando fate anche la spesa all'interno del supermercato o siete all'esterno, curatevi di non aver fretta nei corridoi, di andare uno addosso all'altro o superare qualcuno, eccetera. Aspettate con santa calma, vi fate la spesa con santa calma, cercate di mantenere tutti tranquillamente le distanze e questo aiuta davvero tutti quanti. Spero che la vicenda che abbiamo attraversato tra stanotte e tutta la giornata, perché come avete visto c'è un tempo per sapere che ha gettato giustamente molta ansia, non bisogna comunque perdere mai il senso dell'autocontrollo, non andiamo nel panico. Dico, se ci troviamo in condizioni di questo tipo, le giornate potrebbero diventare estremamente più lunghe, molto più difficili. Cerchiamo di adottare un comportamento che sia assolutamente congruo, niente violazioni. Ho detto e ho scritto tutti a casa, altrimenti, e me ne sono quasi pentito, cercherete di capire che di fronte alla necessità del paese di avere informazioni e darvele in tempo reale come vi avevo promesso, poi scatta anche il meccanismo di autodifesa, anche da parte del sindaco, che dice, diamine, non mi fate faticare, perché se io devo andare a seguire o a far inseguire le persone che se ne vanno in giro, levate energia a forze dell'ordine, a tante altre persone che stanno lavorando, me compreso, e soprattutto gettate nel panico il paese. Quindi manteniamo calma e autocontrollo, un piccolo richiamo, però serio, con queste chat dove vengono veicolate notizie di ogni genere assolutamente incontrollate, cerchiamo di finirla. Rimandatevi i messaggi che do io, tutto quello che volete, aiutatevi l'uno con l'altro, fatevi una chiamata dalle case, consolatevi, scaricate anche l'ansia. Io sto cercando di rispondere il più possibile, non posso stare dietro a tutti i messaggi che arrivano, voi mi scuserete, cerco, ma non neanche di filtrare, io rischio di non riuscire a leggerli tutti, è come se me li aveste mandati. Me ne giungono tanti anche di ringraziamenti, grazie, vi ringrazio già fin da ora, ma lo so che lo state apprezzando, fatelo direttamente sui social, va bene? Allora, ritorniamo ancora, cerchiamo di non uscire, questo io ve lo raccomando, anche per fare l'attività motoria, perché se no mi tocca fare come sindaco di Sassia, e non escludo che lo farò, E non vi prometto che non lo farò. Cercate di non uscire e stare a casa. Rinunziate alla cosa. Stiamo ancora, più state a casa, più tutti stiamo a casa, meno vivremo di queste situazioni. Guardatevi i giornali, i telegiornali. In Sardegna c'è l'emergenza. Più noi creiamo comportamenti responsabili, più si riempiono gli ospedali. Più si riempiono gli ospedali, più c'è il rischio di contagio al personale sanitario. Più c'è il rischio di contagio al personale sanitario, meno posti letto rimangono liberi per chi ha davvero necessità. L'ultima raccomandazione, non andate a tempestare per chissà quale ragione, 112, telefonate all'ATS, a chiunque altro, eccetera, eccetera. Stanno lavorando per voi. Lasciamoci, sperando che non ci siano aggiornamenti importanti. Ve l'ho detto, se ci sono questioni ve le dico.